ragazzi, buongiorno. Siamo a Balestrate, in provincia di Palermo. C'è il carissimo amico mio Vincenzo che, come potete ben vedere, è in acqua. C'è un motivo perché è in acqua. Abbiamo visto dalle immagini dal drone che c'è una secca, la secca comincia a circa 130 metri fino a prolungarsi a circa 160 metri. Arrivarci da terra con le esche non è un'impresa facile. Quindi il nostro amico si sta sacrificando, è entrato in acqua, come potete ben vedere, adesso sta uscendo per cercare di superare questa secca e pescare oltre. Anche se comunque un bel canale a circa dai 60 agli 80 90 metri è presente, quindi la pesca sarà fatta soprattutto su questo canale. Poi entreremo nei dettagli. Allora ragazzi, sicuramente una lecciotta in canna perché sto pescando flotterato, infatti eccola qua. Il nostro obiettivo è catturare ovviamente le orate ed è l'unica cosa che in effetti si può catturare di importante, di emozionante. Però nell'attesa facciamo una pesca di galla mirata a pesciotti che possono essere le cestella come in questo caso. Proviamo anche per qualche aguglia, sempre in attesa della big orata. Se non arriverà ovviamente l'orata, a buio ci divertiremo con le mormore perché sono le condizioni perfette per poter fare qualche bella mormora. Questa ovviamente la liberiamo. Può sembrare strano, ma da noi le condizioni migliori per beccare le orate sono proprio queste qua, col mare completamente calmo o quasi e l'acqua pulita. Le ore più catturanti normalmente sono sempre quelle centrali, cioè dall'una alle tre del pomeriggio. Rimaniamo in attesa. In questo momento sto innescando un coreano su un flotter. Sto adottando la soluzione a bandiera con due terminali da 1,50 m. Il terminale sottile è un 0,18 fluorocarbon. La stessa cosa farò sul terminale sotto. Coreano ovviamente indispensabile, non deve mai mancare. La vespa che ci fa compagnia sempre, quella non manca mai. Le canne che abbiamo in pesca in questa sessione sono l'Impera B-Surf alla mia estrema destra, la Supernova, la mitica Cassiopea e un'altra Supernova. Ho deciso, visto che con quelle canne riesco quasi a superare la secca, ma non per come dovrebbe essere, dato che il vento è di scirocco, quindi di spalle, mi aiuterà un po'. Sto montando l'idrogen, quindi tirerò in ground e vediamo se riesco a superare questa benedetta secca che è oltre i 150-160 metri. Vediamo cosa c'è lì dietro. L'unica canna che, diciamo, in questo momento delle tre pezzi più potente che abbiamo è l'idrogen. Quindi con l'idrogen cercherò di andare oltre la secca. L'idrogen è una canna potentissima, una canna veramente per i veri esperti. Ovviamente in tre pezzi, unica lunghezza e unica potenza, 4,20 m per una potenza di 250 grammi. Con questa canna possiamo scagliare in ground piombi da 170-180 grammi tranquillamente. Anche qui canna realizzata in carbonio CX2 Nanotech a bassissimo contenuto di resine. Twist free su questa canna, come del resto nelle Supernova e sull'Impera B-Surf, e l'X-Joint. La canna ha un fusto sottilissimo, è la più sottile in commercio in assoluto, nella sua categoria ovviamente. Equipaggiata con placca Fuji Gold, gli anelli sono Fuji a profilo K, pietra in SIC, trattamento antisalsedine su tutti gli anelli. L'anello è montato su una doppia legatura, questo è importantissimo, quindi l'anello non poggia sul grezzo, non poggia sul carbone. Con questa canna il Perdigal, una società, una squadra spagnola, ha vinto per ben due volte il mondiale di fila.
uno dietro l'altro, 2017 e 2018. Le esche che ho portato oggi sono il coreano, il murito, l'americano, abbiamo anche il bibi e l'arenicola. Con l'occasione ringrazio Sicilia Esche per la grandissima collaborazione, ci ha fornito le esche nella persona di Diego Forestieri e Michele Vela, che è colui che distribuisce le esche per Palermo e provincia, quindi ci avete dato una grossa mano. Per la pesca all'orata stiamo utilizzando il mini trave. Il mini trave perché? Innanzitutto l'anima è in acciaio, quindi è indistruttibile. Poi abbiamo questa corsa, la chiamo io, c'è vento, vedete, scarica tutte le torsioni in volo del nostro terminale, quindi è veramente difficile fare dei grovigli, ecco perché il mini trave. L'amo che sto utilizzando è l'Hisashi 10026BN, si chiama Kinu, è un amo a becco d'aquila adatto per la pesca alle orate. I fili che ho portato per questa battuta di pesca sono l'FC403, AB Plus Abrasion e il Max Plus. L'FC403, a differenza di tutti i normali fluorocarbon che ci sono in commercio, ha una tenuta al nodo del 40% in più. Chiaramente è un fluorocarbon 100%. L'AB Plus Abrasion, abbiamo scelto l'Abrasion appunto perché i pesci come l'orata o qualche altro pesce che possiamo andare a catturare resiste di più alle abrasioni. Tra l'altro questo è specifico proprio per la pesca a fondo. Sul fondale abbiamo tanti ostacoli, quindi l'abrasion è l'ideale e il migliore per questo tipo di pesca. Vi voglio ricordare che è un florine, un coated. Prima di lanciare l'idrogene vi voglio far vedere un innesco particolare con un terminale abbastanza particolare. È un terminale corto di circa 50 cm, come potete ben vedere, montato su un mini trave con un flotter. Perché sto adottando questo sistema? Perché ci sono i granchi che oggi ci fanno tanta compagnia, noi i granchi che inneschiamo, i granchi che ci sono giù a mare, che ci rubano tutta l'esca. Allora, sempre per l'orata, faccio questo calamento perché è stato provato, quindi funziona, soprattutto in queste situazioni. Sarà sollevato dal fondo una circa 20 cm, non di più, quindi non sarà attaccato dai granchi, in modo tale che il nostro calamento comunque sta in pesca. Siamo sicuri che l'esca è in acqua. Qui ho fatto un innesco doppio, ho messo un murido e un bibi. Le proviamo tutte. Come avete visto, ho fatto una chiusura molto alta, appunto per sfruttare al 100% il vento. Credo che sia riuscito a passare, andare oltre la secca. Probabilmente ci sarà qualche lecciotto o qualche aguglia. Siamo in assetto, ecco, super ultra leggero, perché abbiamo visto che nell'attesa della famosa orata e del buio per le mormore, abbiamo deciso di metterci in assetto ultra light. Chiaramente Atena Bici, Munello Invictus, trave, fluorocarbon ultraleggero. Stiamo pescando un braccello dello 010. Prima c'era il sole, adesso è nuvoloso. Come dicevo, sono in assetto ultralight, 010 di bracciolo. È una leccetta simpatica. Considerate che io ho un'altra canna col 18 e non mangiano, quindi sono dovuto scendere allo 0,10. Siamo orate e poi passiamo al 10. Questa la liberiamo ovviamente. Abbiamo finito di pescare anche questa volta, come potete ben vedere ci stanno buttando la rete proprio addosso. Quindi stiamo recuperando in fretta e furia per cambiare posto, alla ricerca di un posto libero. Dico, rendiamoci conto, no? Guardate a che distanza è. Dico, tutti ci dobbiamo guadagnare il pane.
non c'è ombra di dubbio, però non così. Così non è corretto. Stiamo recuperando di fretta e furia perché è inutile stare qua, guardate un po'. Di certo non rimaniamo qui a pescare con la bicetta all'eccetto, è divertentissimo per carità, però il nostro obiettivo è sempre la famosa orata. Guardate un po'. E le mormore. È divertente perché quando si pesca così sottile ti diverti. Guarda, guarda, guarda. È più di una. Uno, due e tre. Tris. Questo è assetto gara. Assetto gara. E dico, non interessa, non è giusto. Dai, a dopo. Allora ragazzi, abbiamo cambiato posto, siamo esattamente per rendervi conto vicino al Sasha, un bel pesce in canna. Sto pescando molto sottile, non è una novità questa. Il trave è 3 da un metro, però da come si muove, che sto vedendo che sta andando molto verso destra, potrebbe essere anche una leccia stella, però sono senza flotterini, quindi boh. Alla fine ci sarà da ringraziarlo il pescatore professionista. Sapete che ci siamo spostati. No, orata, orata, l'ho visto, orata. In questo momento ho un'orata sotto, carina, come potete ben vedere. Lo so. Aspetta, 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 calma, calma. Stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi che... Aspetta, 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 devo aspettare l'ondina. Vai, 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 che è arrivata, dai, e vai! Ringraziamo il pescatore, tra virgolette. Qui questo è il primo lancio, ragazzi, primo lancio. Siamo vicino al Sasha, non c'è il fiume. Finalmente è arrivata, che fa tutta la giornata che parliamo, finalmente è arrivata. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile, incredibile. Siamo stati 8 ore a balestrate, dalle 9 del mattino fino alle 4, alle 5. Siamo andati via perché è arrivata la barca. Siamo arrivati qui, primo lancio. Questo è stato il primo lancio che ho fatto. È arrivata l'orata di cui parlavamo tutto il giorno. Qui è stato un po' più facile però direi, perché qui siamo arrivati oltre la secca con più facilità, perché abbiamo visto dal drone che la secca è fino ai 60 metri, 70 metri, quindi superarla è facilissimo. E non dico che è stata una cosa, come dire, è stata una buona dose di fortuna, di fortuna, di fortuna. Ha mangiato sulla Supernova, la Beach, la 130 grammi, canna che ormai conoscete abbastanza bene. Leggerissimo, è un fioretto. Anche qui twisty free, X joint, anelli Sea Guide con ponte in titanio, quindi molto molto leggeri, una canna molto performante. Tre sono le potenze, 130 che è la Beach, questa qua, 160 grammi e 200 grammi, con la possibilità di avere due opportunità di scelta tra la 4,30 m e la 4,70 m. In attesa delle mormore vi parlo di monofili da bobina. Tupper line. Il tupper line è un monofilo conico, quindi non c'è bisogno di fare lo shock leader. In entrambi le estremità del filo ci sono degli spezzoni conici. In buona sostanza non c'è bisogno di fare il nodo, non c'è bisogno di usare questo, di fare lo shock leader. Quindi abbiamo un nodino sul nostro monofilo. Questo soprattutto vi consiglio di tenere sempre due bobine con il tupper line, ci sono diverse sezioni. Andando nel vostro negozio di fiducia vi darà tutte le informazioni. Perché due bobine sul cassone, nel nostro cassone? Quando siamo in presenza di alghe, di moto ondoso sostenuto ed alghe, con lo shock leader normale, classico, quel nodino raccoglie
tanta ma tanta alga, quindi quando arriviamo all'apicale della canna non passa più, quindi siamo costretti ad andare indietro fino a quando tiriamo fuori lo shock leader, il nostro trave col pesce. Questo potrebbe comportare la perdita del pesce. Con questo noi ritiriamo a tutta birra fino a quando abbiamo il pesce. Sto lanciando oltre la secca alla ricerca delle mormore. C'è Vincenzo che mi sta chiamando. Pesce, 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 pesce. Ok, dai, dai, dai. Sta pescando con la Cassio, mitica Cassiopea XTR e il Lancer 8000. Bello sto monello, vero? Sì, ottimo. Fluido, perfetto, abbastanza potente. Sì, sì. Bel monello. Ve lo consigliamo. Monello completo, non manca nulla. Dai, l'ho vista che è orata, dai, dai, dai. È sotto, vai, vai. Vai, vai, vai. No, tranquillo, tranquillo, tranquillo. E vai. E ce l'abbiamo fatta, finalmente. Complimenti. Hai visto? Hai visto? Una giornata di sacrifici, come funzionano. È arrivata anche la seconda orata. Dopo una decina d'ore ce l'abbiamo fatta. E ci voleva, ci voleva. Bravo, bravo Felice. Bravo Vincenzo. Bibi, giusto? Esca Bibi. Long arm, mini trave. Mini trave, esatto. Perfetto, perfetto. 0,25 di bracciolo. La liberiamo. C'è un pesce in canna e credo che sia un'altra oratella, credo. No, è una bella mormora sul bibbi. Mi ha dato l'impressione che fosse orata. Vi abbiamo promesso che facevamo le mormore, come potete ben vedere le stiamo facendo. Questa è caduta sul bibbi. Vado. Un missile è partito. Allora, una bella tocca sempre sul bibbi, credo che sia un'altra mormora, anche se adesso non la sento più. Viene, verrà incontro sicuramente. Quantomeno col bibbi si fa un po' più di selezione, sono un po' più... Questo vero cane, perciò. Questo è un bel pesce. Questo subito dopo oltre la secca. Quindi a una sessantina di metri, 70 metri, giù di lì. Un'altra bella mormoretta.